Uomini e donne, che fine ha fatto la coppia protagonista dell'ultima edizione? Sono tante le voci sui nuovi partecipanti al dating show di Maria De Filippi. In molti si chiedono che fine farà, ad esempio, Ida Platano, dopo la negativa esperienza con Mario e Pierpaolo. Proprio nelle ultime ore Armando Incarnato ha inviato un bel messaggio alla tronista bella, ma sfortunata in amore. Certe donne veramente hanno più palle di certi uomini. E tu sei una di quelle, Ida Platano, tra invidie e ipocrisie, ha scritto il cavaliere napoletano. E lei ha risposto, tu ci sei sempre stato anche quando non ti vedevo. Tra i due c'è sempre stata una bella amicizia, come questi scambi di battute confermano. Ma proprio in queste ore un tronista e la corteggiatrice ha scelto hanno dato un importante aggiornamento sulla loro relazione. Daniele Paudice e Gaia Gigli, ecco come stanno adesso. Il tronista Daniele Paudice ha diviso molto il pubblico di uomini e donne. Durante il programma è arrivata anche una segnalazione sul suo conto. C'è stato chi ha avanzato il dubbio che Daniele e Gaia si conoscessero già prima del programma per un leak sospetto risalente ad ottobre 2023. In ogni caso alla fine il tronista ha scelto proprio Gaia e a quanto pare la relazione prosegue a gonfie vele. Daniele e Gaia hanno condiviso sui social alcuni momenti che hanno trascorso insieme. I due sono stati a Como, a Milano e poi al Toma Beach a Napoli. Tra i commenti c'è chi sottolinea. Lui all'inizio non è stato facile da apprezzare, sembrava un arrogante montato e spocchioso. Ma poi ha dimostrato altro. Chapeau Daniele, ma c'è un dettaglio in particolare che ha colpito i follower. Gaia ha deciso di far conoscere a Daniele il proprio figlio Diego. Un passo importante che dimostra come i due facciano davvero sul serio. A quanto pare i due hanno intenzione di comprare una casa per poter stare più tempo insieme. Lei vive infatti a Milano e lui invece a Napoli. La distanza non ha rappresentato un problema fino ad ora e c'è addirittura chi parla di matrimonio. Chissà, staremo a vedere, anche se forse è ancora presto.